senso. Anche sul bilancio incide Dio. Sì, intanto io voglio davvero ringraziare gli organizzatori per questa opportunità e l'invito che ho raccolto davvero immediatamente con piacere, anche trovandoci appunto con amici moquilani, siamo impegnati su questi semi della buona agricoltura e della buona alimentazione, la dico così, non so, un po' analizzando, ma poi sappiamo che i messaggi utili anche qualche volta semplificati. Non aggiungo molto dal punto di vista delle normative a quello che già il collega Massimo Fiori ha detto. Mi preme però sottolineare un fatto. Questo progetto è alla quarta edizione, ma io credo che complessivamente la presenza di produzioni di qualità, di produzioni biologiche, e di produzioni a chilometro zero nelle scuole sta vedendo e ha visto in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, molti passi avanti, anche dal punto di vista del riconoscimento normativo. E credo che questo ci aiuti anche a tradurre in maniera più concreta alcuni di quei messaggi che Expo ha molto veicolato in questi mesi, no? Tutti parlano di cibo. A mio parere non sempre nel modo migliore, qualche volta banalizzando un po' troppo i messaggi. Ecco, io penso che accrescere la presenza di prodotti agricoli che derivano dall'agricoltura biologica nelle scuole sia un pezzo di declinazione molto concreta. Assieme a progetti che vedono soggetti come quelli che oggi sono a questo tavolo procedere anche con determinazione, andare avanti anno dopo anno, con tutte le difficoltà che sappiamo esserci, vedono però qualche passo in avanti anche nei riconoscimenti normativi. Io voglio ricordare che la riforma della scuola approvata alcuni mesi fa per la prima volta inserisce l'educazione alimentare nel proprio articolato, quindi già diciamo c'è una norma che dovrebbe rendere cogente in tutte le scuole questo tipo di iniziative. Aggiungo che, appunto lo diceva Massimo, ieri il Senato ha approvato la legge sulla biodiversità. La legge sulla biodiversità era già stata approvata alla Camera nel dicembre del 2014, tornerà per un passaggio spero più veloce possibile, ma anche lì si fa il punto sui temi della biodiversità. Si prevede un coinvolgimento di tutte le scuole e un coinvolgimento anche nella, diciamo, nello stabilire i menù dentro le scuole. Aggiungo alcuni altri passaggi, ci sono tante iniziative di legge che hanno spinto in quella direzione, anche se non sono stati approvati singoli disegni di legge, fra questi ce n'è anche uno che ho presentato io sulla giornata dell'alimentazione, della buona alimentazione nelle scuole. Ci sono risoluzioni che sono state approvate nella nostra, nella Commissione Agricoltura, continuo a dire nostra perché mi occupo dell'agricoltura da tantissimi anni, sono da poche settimane sono nella Commissione Bilancio, ma continuo ovviamente a occuparmi di agricoltura. Ma la Commissione Agricoltura ha approvato alcune risoluzioni importanti. Fra queste ricordo una risoluzione che a dire la verità non ha concluso il suo percorso, ma che riguardava appunto l'inserimento della frutta nelle scuole. Risoluzione in cui noi chiedevamo che ci si inserisse nella discussione comunitaria sul regolamento, allargando, andando oltre la frutta nelle scuole e allargando ad altre produzioni della nostra dieta mediterranea e alle produzioni biologiche. E ancora c'è un impegno specifico che il governo si è assunto nell'ambito di Expo, sempre legato all'educazione alimentare. Allora, questo per dire cosa? Per dire che queste iniziative stanno aiutando a portare a casa dei risultati. Io spero che presto si arrivi anche all'approvazione della legge sull'agricoltura biologica, perché insomma sono anni che ne discutiamo e credo che i tempi siano non maturi, qualcosa di più. Ma che mentre le norme sono in discussione, diciamo, la realtà sta quasi sorpassando le norme. E quindi io penso che un paese come il nostro, che ha dedicato questi mesi così grande attenzione a tutta la tematica delle produzioni sostenibili, di un altro modello di agricoltura, di più modelli di agricoltura,
della qualità della nostra alimentazione e della nostra salute debba, diciamo, anche rafforzare giorno dopo giorno e anno dopo anno e sostenere iniziative come queste, perché credo che aiuteranno intanto i nostri ragazzi ad essere buoni cittadini di domani e ad assumere comportamenti che sicuramente saranno utili alla salute di tutti quanti, al sostegno alla buona agricoltura, forse anche a farci diventare tutti cittadini. Quindi vi ringrazio davvero per il vostro impegno.